Siamo sicuri che ogni persona là fuori abbia le proprie caratteristiche affascinanti personali che lo rendono unico al mondo. Le persone che vedrete in questo video però hanno tutte attirato l'attenzione del mondo intero grazie al loro insolito colore della pelle e alla complessità della stessa. Non si vergognano assolutamente della loro unicità e ognuno di loro è diventato una vera e propria sensazione in diversi campi, dalla moda alla musica. Dalla bellissima ragazza Barbie scura come il velluto nero alla donna albino più bianca del mondo. In questo video ne vedremo tante. Rimanete sintonizzati fino alla fine perché l'ultimo della lista è qualcosa che vi ispirerà ad abbracciare la vostra unicità per sempre. Lola Chuel. La Barbie della vita reale che vedete in queste immagini è Lola Chuel, una ragazza americana dalla pelle unica al mondo. Come potete vedere, Lola possiede una caratteristica che gli ha permesso di avere successo nel mondo della moda, ma anche sui social media. Infatti su Instagram ha raccolto una fanbase di oltre 500.000 di followers. Questa studentessa vive a Los Angeles, studia al liceo e parla ben 8 lingue. Ha una forma di bellezza molto insolita. Pelle nera come il carbone e le labbra e naso e occhi elegantissimi, che a volte sembrano quasi come se fossero stati dipinti direttamente sul suo volto. I seguaci di Lola la paragonano alla giovane Naomi Campbell e prevedono che avrà una carriera di successo come top model mondiale per i prossimi anni a venire. Ralph Sofrant. Si dice che un viso senza lentiggini è come un cielo senza stelle. Cioè piuttosto opaco. Alcuni dei nostri volti preferiti sono stati benedetti da un'infranatura di macchioline e il 24enne Ralph Sofrant non fa eccezione. Con una condizione della pelle simile alla ventiligine, questo è ciò che conferisce a Ralph il suo aspetto sorprendente. Il modello è nato a Haiti con sede Brooklyn, ha usato la sua collezione di lentiggini per farsi un nome nel mondo della moda, conquistando la scena nello spettacolo dello Yeezy stagione 3 di Kanye West all'inizio del quest'anno. Dice anche che il suo ingresso in questo settore, che spesso accettava l'individualità proiettata sui social piuttosto che la vita reale, è stato difficile, ma ha lavorato sodo e alla fine si è rivelato fruttuoso. Bashir Aziz. Bashir Aziz ha avuto la ventiligine da quando era piccolissimo. Sebbene questo lo rendesse diverso dagli altri bambini, ha imparato ad accettare la sua pelle e ad amarsi per essa. Ma quando la sua pelle ha iniziato a cambiare nuovamente, moltissimi anni dopo, non sapeva come sentirsi a riguardo. Bashir ha detto che è stato vittima di bullismo per tantissimo tempo. La gente lo chiamava per esempio cose come mucca o zebra. Ha avuto un impatto pesante su di lui. Tutti questi insulti che riceveva hanno pesantemente influenzato infatti la fiducia che aveva in se stesso e nel suo aspetto. Sua madre, inoltre, provava diverse volte a coprire le sue ventiligini con del trucco, ma questo non lo ha aiutato per niente a sentirsi meglio. Nel corso degli anni, Bashir ha imparato ad accettarsi per quello che è ed ha detto che devi amare te stesso, in questo modo, o anzi è l'unico modo, per permettere anche alle altre persone di amarti. Il 23enne ha anche trovato una nuova passione, lavorando come modello. Tuttavia, la sua ventiligine, che copriva circa l'80% del suo corpo quando è nato, è lentamente svanita, fino a raggiungere soltanto circa il 40% negli ultimi anni. Ora, mentre la ventiligine svanisce, Bashir si sente un pochino scoraggiato da questa cosa, ma ricorda che è semplicemente il suo corpo che sta lavorando. Nastia Zhitkova. Nastia Zhitkova, che è stata definita la ragazza albina più bella del mondo, è nata in Russia nel 1996. Questa giovane e straordinaria modella ha cambiato il volto della moda e dell'industria della bellezza in Russia in generale. Nastia è anche una cantante di talento, che spesso condivide il proprio lavoro su YouTube. Nastia è probabilmente la persona dalla pelle più chiara al mondo ed è affetta da una condizione di albino, come è chiaro dal suo aspetto esteriore, estremamente chiaro. Moltissimi pensano che questa sia la ragazza albina più bella del mondo, ed è famosa in tutto il mondo per i suoi vari servizi fotografici a dir poco magnifici. Inoltre, sembra che tutti i brand del mondo la vogliono avere per sé, per questo motivo è molto selettiva riguardo al con chi sceglie di lavorare. Connie Chiu. Connie Chiu è nata a Hong Kong, quarta figlia di una famiglia cinese e l'unica nata con albinismo. Connie e la sua famiglia si sono trasferite in Svezia, dove è cresciuta studiando arte e giornalismo. All'età di 24 anni ha iniziato la sua carriera da modella, lavorando con lo stilista francese Jean-Paul Gaultier. Ora Connie si destreggia tra il fare la modella e la sua carriera da cantante. Come cantante jazz è infatti invitata ad esibirsi in grandi eventi, in vari bar jazz. Quando era una bambina, era come un personaggio di un cartone animato, dice lei. Continuava a chiedersi il perché. Non ha mai smesso di mettere in discussione il mondo, le persone e il loro modo di fare. Non capiva perché le persone scelgono di comportarsi in certi modi. E dice che ancora oggi non riesce a capirlo. Se siete arrivati fino a qui nel video e vi sta piacendo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e sapete che è in corso una grossa promozione. Se attivate la campanellina delle notifiche riceverete in regalo 10 lunghissimi anni di incredibile fortuna, perché siete state persone generose, solo per questo. Prossimo punto, Kudia Diop. Sappiamo tutti che l'industria della moda può essere un ambiente piuttosto duro. Molti ragazzi
ragazze non riescono a sopportare la pressione di apparire al meglio ogni singolo momento della loro giornata e si allontanano quindi dalla possibilità di fare da modella. Sebbene l'industria abbia rigorosi standard di bellezza, sempre più ragazze non convenzionalmente belle diventano delle superstar mondiali. Kodia Diop è una modella senegalese di 19 anni, che una volta è stata vittima di bullismo per il suo colore della pelle molto molto scuro. Ad oggi l'autoproclamata dea melanina sta prendendo d'assalto ogni singolo servizio fotografico del mondo grazie alla propria pelle meravigliosamente ricca di colore. Anche adesso, a volte, le persone fanno commenti razzisti su di lei. Crescendo però ha imparato a confrontarsi con i bulli ed ha imparato ad amare se stessa ogni singolo giorno ed a non prestare più attenzione alle persone negative. Da allora Kodia, oggi una famosa modella, ha iniziato a lavorare quando aveva solo 17 anni ed ha conquistato internet con le sue bellissime foto che le hanno fatto guadagnare un seguito su Instagram piuttosto ampio. Nikia Phoenix. Nikia Phoenix è una splendida modella, attrice, blogger e imprenditrice di successo, oltre che il cervello dietro Black Girl Beautiful e il volto dell'ultimo spot di 23andMe. Sì, alcuni di voi potrebbero anche conoscerla come Nicole. La modella americana Nikia Phoenix si distingue dalle altre persone per la sua pelle scura, i capelli naturali e le lentiggini che le ricoprono tutto il corpo. L'aspetto insolito della giovane donna è stato notato da uno dei membri della compagnia di abbigliamento alternativo Desigual, che produce abiti di marca. Quando Nikia era andata a bere una tazza di caffè in un piccolo bar, diciamo che ha capito subito che era lei quello che stavano cercando. Da allora, infatti, è diventata anche il volto pubblico delle campagne pubblicitarie di Coca-Cola e Target. Kimberly Leach, una giovane modella affetta da albinismo, apparsa su Vogue, ha affermato di voler ispirare le persone con disabilità e a poter realizzare i loro sogni. Kimberly Leach dovrebbe avere pelle, occhi e capelli scuri, ma le sue condizioni mediche, ossia il fatto che è affetta da albinismo, significano che possiede disturbi nella pigmentazione e problemi alla vista. L'adolescente di Swadlincote Court di Derbyshire, in Gran Bretagna, è apparsa nell'edizione italiana della rivista di moda Vogue e ha detto di essere stata chiamata Naomi a scuola a causa della sua condizione molto strana. Winnie Harlow. L'aspetto insolito di Winnie, essendo che è affetta dalla vitiligine, ha permesso a lei di attirare l'attenzione di Tyra Banks. Già, la donna, vedendo il suo account Instagram, l'ha invitata a partecipare alla 21esima stagione di America's Next Top Model, in cui la giovane donna ha ottenuto il 5º posto. Ora Winnie Harlow è di conseguenza diventata il volto del marchio d'abbigliamento casual Desigual a Barcellona, insieme anche alla modella brasiliana Adriana Lima. L'uomo blu. Non capita tutti i giorni di vedere un uomo blu. Questo è Paul Carson, noto anche come Grande Puffo. Sebbene il suo aspetto sia diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima, la sua storia di vita è ancora più insolita. Paul Carson, o meglio conosciuto anche come The Blue Man, viene da Madeira, una città del centro della California. Sappiamo che le sue foto sono piuttosto scioccanti perché non abbiamo mai visto niente di simile prima d'ora. La sua storia di vita è molto speciale ed affascinante, ed è per questo che molte persone sono curiose di sapere molto di più su di lui. Dobbiamo però iniziare con un fatto molto importante. Paul è diventato blu, è capitano ovvio. Non indossa un costume o un trucco che può togliersi quando torna a casa. Niente di tutto ciò è un'opzione, perché, dobbiamo dirlo ancora una volta, è legittimamente blu, sì. Permanentemente, non c'è modo di tornare indietro per lui, neanche con qualche trattamento medico. Ma non è sempre stato così, infatti. Paul Carson è nato di carnagione chiara, con capelli biondo rossicci. Per anni è sembrato normale, ma poi a causa di un trattamento medico andato un po' male, le cose hanno iniziato a cambiare ed è presto diventato blu. Purtroppo l'uomo blu al momento non è più in vita ed è passato a miglior vita qualche anno fa. Spero che questo video vi sia piaciuto e abbia permesso almeno a qualcuno di voi di accettare se stesso per come è ed anzi provare magari a utilizzare la propria unicità come punto di forza nel mondo là fuori. Ignorate i bulli che hanno già pochi neuroni per i cavoli loro. Lasciate un grosso mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei futuri video e nel frattempo vi consiglio anche di guardare questi altri due video a schermo, che in realtà è YouTube che ve li consiglia. Questo è Paul Carson, noto anche come... Non ti piace l'uomo blu? Prima di andare via, volevo informare tutti gli iscritti di dare un'occhiata al canale Misteri Risolti, che come da nome è un canale in cui parlo esclusivamente di misteri ancora senza soluzione, oltre che video di possibili entità paranormali appunto inspiegabili, o anche misteriose scomparse inspiegabili.
Si tratta di un canale apposito che ho deciso di creare per separare da infinito la serie dei misteri risolti, in modo da poter dedicare qualcosa di specifico e a parte a questi tipi di video e contenuti, per cui ho una passione particolare e che spero molti di voi condividano con me. Se siete interessati a farci un giro, trovate il link al canale tra i primi in descrizione o anche nel primo commento sotto questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche a Misteri Risolti, giusto per curiosità, se non per altro. Infatti, se poi non vi piacciono i video, potete semplicemente disattivarla, ma sono abbastanza sicuro che vi piaceranno. Ho già pubblicato diversi video interessanti che mi piacerebbe andaste a vedere, giusto per darmi un feedback nel migliorare la direzione in cui andare con questi contenuti, e vi dico anche già che sto lavorando a molti altri video interessantissimi ed inquietanti di casi risolti in arrivo su Misteri Risolti. Spero che vi piaccia e mi raccomando, iscrivetevi a Misteri Risolti.